Non mi sono mai sentito così vivo! Ora basta! Viva! Yeah!
possibile! Ciò che avete fatto voi, non mi ero mai sentito così vivo. Ironica. Cosa? Oh. Perché non morite? Yeah!
farmi fermare! Serve la tua protezione. Non puoi farne a meno, vero madre? Qualsiasi cosa io faccia o dica, non smetterai di interferire nella mia vita! Io cercavo solo di proteggerti, volevo... Ho fatto molti errori, lo so, ma sei libero ora, hai ottenuto quello che volevi. Cerca di perdonarmi e costruiremo un rapporto nuovo. No. No. Perché? Non possiamo.
perché io non ti perdonerò mai. Devi ancora pagare per tutto il tempo che mi hai rubato. Io ho pagato. Io ho pagato. Ma se non c'è altro che ti risarcisca, se vedermi morto risolverà le cose, non ti fermerò. Lo so. Cosa? No, padre! Ti voglio bene. Io ti... Perché? Che ti importa? Perché non sei andato via? La storia finisce qui. Dobbiamo essere persone migliori. Mio adorato, dolce figlio. No, no. Freya. Lo ha scelto lui. Farò piombare ogni dolore, ogni oltraggio inimmaginabile su di te. Esibirò il tuo freddo corpo a ogni angolo di ogni regno e darò in pasto la tua anima al cane più vile di Hell. Questa è la mia promessa. Ti ha salvato la vita. Mi ha privato di ogni cosa. Di ogni cosa. Tu sei un mostro. Tramanderai la crudeltà e la collera. Non cambierai mai. Allora non mi conosci. Io ti conosco abbastanza. E lui? Ragazzo, ascoltami. Vengo da una città chiamata Sparta. Ho perso l'anima facendo un patto con un dio. Ho ucciso molte persone. Non tutte lo meritavano. Io ho ucciso mio padre. Quello Hell era tuo padre. È questo il destino degli dèi? Finisce sempre così. Figli che uccidono madri. O padri. No. Noi saremo gli dèi che scegliamo di essere. Non quelli del passato. Tu non diventerai come me. Dobbiamo essere migliori. Mi sa che ora siamo noi i cattivi. Ai suoi occhi, sì. Lei non avrebbe mai fatto quella scelta. Finiamo questo viaggio finché ne ho la forza.
Lo so che salvarla era la cosa giusta da fare. Ma alla fine sembrava malvagia. No. Avete ucciso suo figlio. Suo figlio. La morte di un figlio è una cosa che un genitore non prende alla leggera. La stava uccidendo. Lei sarebbe morta per farlo vivere. Solo chi ha figli può capire. Ti faresti uccidere da me? Se fosse per salvarti la vita, sì. Non era una scelta facile per nessuno, fratello. Ma sappiamo tutti che hai fatto la cosa giusta. Il mondo è un posto migliore con Freya. Ora datele un po' di tempo, ragazzi. Si riprenderà. Andiamo al Tempio di Tyr, un'ultima volta. Sì, Jotunheim ci attende. Perché siamo accostati a Baldur? Odino deve averlo convinto che seguirti a Jotunheim l'avrebbe curato. Tutte bugie. Il vischio ha spezzato l'incanto. La magia Vanir è potente, ma le sue regole sono viscide e sfuggenti. Sono sicuro che hanno senso per le streghe. Ah, che tragedia. Baldur è stato il più grande dono di Odino a Freya, l'unica cosa del loro matrimonio a cui teneva. Voleva risparmiare a lui il dolore e a se stessa la perdita, ma impulsi simili spingono i genitori a prendere decisioni terribilmente stupide. Qui, ragazzo, un altro. Ah, la conosci già, non è vero? Tamur, il gigante muratore. Crea un muro attorno a Jotunheim. Doveva essere il suo capolavoro. Voleva solo proteggere la sua gente. L'inizio è bruciato. Avrei preferito che fosse bruciato l'ultimo pannello. Che peccato. È un'altra valchiria. La salveremo, non è vero? Se per salvarla intendi strapparle le ali, allora io voto sì. Basta. Tutti e due. Deciderò io la cosa migliore da fare. Yeah!
maledizione è spezzata! È un giorno glorioso! Fa più rumore dell'ultima. Signora, ci dica, perché era in tale forma corporea? Perché ci combatte? Non lo so! L'anima di una valchiria non può rimanere pure in un corpo materiale! Apparteniamo al mondo spirituale! È là che sono diretta! Addio! Assordante. Non sono famose per la loro cordialità, va bene? Qualcuno l'ha resi così. Ma chi? E perché? Io non voglio azzardare ipotesi. Sono Mimir, l'uomo più sapiente del mondo. So molte cose. Testa. Sigrun, la regina delle Valchirie. Lei possiede quel potere. L'ultima volta che la vidi si era resa corporea. Venne a farmi visita dopo la mia reclusione per mano di Odin. Perché? Abbiamo dei trascorsi, se così si può dire. Tipo una storia d'amore? Ah, ragazzo, mi fai arrossire, credo. Posso arrossire? Prima diamo la caccia a queste creature e poi alla tua ex amante? Non ci servono queste distrazioni. È ben più di una distrazione, padre. Sono Valchiri. Sono loro che impediscono ai morti di annientare Midgard. Stanno facendo un pessimo lavoro. Non è colpa loro. Qualcuno le ha cambiate. Le ha distolte dal loro dovere. La regina? Non ne sono sicuro. Dovremmo chiederlo a loro. Certo, se la distrazione non è un problema. Va bene, l'ultimo. Gunnar, guarda. Ci sarà di grande aiuto per combattere le valchirie con loro. Ragazzo, la testa, preparati. Oh, ok.
preso. Speriamo che questo non ti faccia esplodere. Oh, non ci avevo pensato. Forse dovremmo parlarne un po' meglio. No, andrà bene. Pronto. Com'è spiacevole. Ora, ragazzo. Siamo quasi. Allora, che aspettiamo? Sarà lontano. Lo vedremo. Vorrei dire una cosa prima di continuare. L'ultima cosa che vi serve è una testa in decomposizione che rovini il momento. Io posso aspettarvi qui. Questa cosa riguarda solo voi. È vero. Ma se qualcuno ti trova... Per i morbidi seni perfetti della Dea Sif. Ce l'avete fatta! Scusate, volevamo assistere. Oh no, 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 no! Va bene, diamine, va bene! Badate a lui finché non torniamo. Posso farcela? No, no, non posso. Oh. D'accordo. Pronto? Vieni.